Allora, leggo dalla traduzione del Nuovo Mondo, pubblicata dai Testimoni di Geova, dall'Organizzazione dei Testimoni di Geova, Società Watchtower, prima lettera di Timoteo, capitolo 1, versetto 1. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per comando di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo Gesù, nostra speranza. Qui troviamo quindi la distinzione tra padre e figlio. Noi cristiani crediamo nella Trinità, chiaramente, quindi si tratta di tre persone, ma, badate bene, un solo Dio, perché il Padre è onnipotente, come onnipotente è il Figlio, e tutto quello che fa il Padre lo fa alla medesima maniera anche il Figlio, come si legge appunto nel Vangelo di Giovanni. Quindi noi non neghiamo la Trinità. E qui vediamo appunto la distinzione tra il padre e il figlio. Infatti, nella scrittura noi leggiamo anche in Romani capitolo 8, versetto 34: Cristo Gesù è quel che è morto ed è risuscitato, notate bene, ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Quindi Gesù Cristo intercede per noi. La scrittura dice che lui si trova alla destra di Dio Padre. In un altro passo noi leggiamo: l'uomo Gesù Cristo è mediatore. Vedete? In 1 Timoteo capitolo 2 versetto 5 dice: c'è un solo Dio, un solo mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. C'è l'uomo glorificato, perché la parola era Dio, la parola era anche presso Dio o con Dio in principio, e poi dice la scrittura che la parola si è fatta carne. Questo si legge in Giovanni capitolo 1. Gesù Cristo è morto ed è risorto come uomo glorificato e asceso ai cieli. E abbiamo prima letto, ora intercede per noi, cioè prega per noi, è risuscitato e sta, vedete, è essere alla destra di Dio. Quindi si tratta chiaramente di due persone. E chiaramente, ecco perché è così spiegato il fatto che Gesù, quando era come uomo qui sulla terra, Gesù, attenzione, era vero uomo ed era anche vero Dio. Perché Gesù ha due nature, una umana e una divina, a differenza del Padre invece, che il Padre non ha questa natura umana. Ma Gesù invece ha anche la natura umana ed è risorto come uomo glorificato, perché come uomo glorificato le scritture ci dicono che si trova alla destra del Padre e intercede, cioè prega per noi. Quindi noi ci rivolgiamo in preghiera a Gesù Cristo e chiediamo intercessione per noi. Perché Gesù Cristo, essendo che lui è stato uomo, come lo siamo noi, ci capisce, capisce e comprende le nostre debolezze. E quindi noi possiamo chiedere e dobbiamo chiedere a Cristo che Lui prega per noi presso il Padre in cielo. Nessuno può venire al Padre se non per mezzo di Cristo. Quindi noi dobbiamo pregare il Signore Gesù perché è Lui che intercede per noi. Noi dobbiamo chiedere a Cristo intercessione per noi, che lui possa pregare e ci fortifichi in ogni cosa. E chi meglio di Cristo ci può capire? Perché Gesù si è fatto uomo. La scrittura dice che per breve tempo Gesù si fece perfino inferiore agli angeli, così si legge nella lettera agli Ebrei nel capitolo 2. Ecco, questo ve lo dico per farvi comprendere che noi crediamo che Gesù Cristo
è Dio onnipotente, uguale al Padre, ma chiaramente Gesù Cristo è la seconda persona della Trinità, è il figlio di Dio che è risorto come uomo glorificato e che, come dice la scrittura, appunto si trova alla destra del Padre e che prega per noi, intercede per noi. Quindi è chiaro che noi possiamo pregare Gesù Cristo, anzi dobbiamo pregare Lui. Gesù dice in Giovanni capitolo 14, versetto 14: qualsiasi cosa voi mi chiederete, io la farò. Quindi dobbiamo pregare Cristo. E Lui intercede presso il Padre per noi, per le nostre debolezze. Quindi ecco perché Gesù, quando era sulla vita, cioè qui sulla terra, nella sua vita terrena, pregava il Padre. Ed è stata anche udita la voce del Padre in diverse occasioni. Questo dimostra che Gesù Cristo non è il Padre, ma è la seconda persona della Trinità. Trinità che viene negata dai testimoni di Geova, chiaramente. E poi, oltre a questo, i testimoni di Geova negano perfino che Gesù Cristo sia Dio onnipotente uguale al Padre. Ma la scrittura lo dice chiaro questo. In Giovanni capitolo 1, versetto 1, ci dice che la parola era Dio, la parola era con Dio o presso Dio, e la parola era Dio. E mediante la parola è stata creata ogni cosa. Quindi Gesù Cristo non è una creatura di Dio, ma Gesù Cristo è la parola che ha creato ogni cosa. E questo, scusate, lo dice la stessa traduzione del Nuovo Mondo. Infatti nel Vangelo di Giovanni capitolo 1 versetto 3, la traduzione del Nuovo Mondo, va bene, nel versetto 1 sappiamo la manipolazione diabolica della traduzione del Nuovo Mondo, che aggiunge l'articolo un, facendo diventare la parola, cioè Gesù Cristo, un Dio, e poi mette Dio con la D minuscola per abbassare praticamente la divinità di Cristo. Cioè i testimoni di Geova calpestano Cristo, così facendo non gli danno gloria, lo abbassano, lo fanno diventare una creatura e addirittura insegnano che Gesù Cristo sia stato il primo angelo, la prima creatura di Dio. Ma questa è chiaramente una diabolica manipolazione che io ho già trattato in qualche video su questo canale. Chiaramente la parola, la scrittura non dice che era un Dio, infatti voi confrontate con qualsiasi altra traduzione, qualsiasi altra Bibbia, potete prendere la Bibbia cattolica o la Diodati, la Luzzi, quello che volete voi, insomma lì trovate in tutte le nostre Bibbie che la parola era Dio, Theos. Il testo originale greco dice la parola era Theos, non dice che era un Dio. Quindi la parola era con Dio, quindi seconda persona della Trinità, si tratta quindi di due persone, e la parola era Dio, non un Dio, come falsamente traduce la traduzione del Nuovo Mondo. Vedete, egli, versetto 2, era in principio con Dio, quindi si parla di una seconda persona. Quindi sbagliano gli antitrinitari che insegnano che vi è Gesù solo, anche perché noi leggiamo che Gesù Cristo sta alla destra del Padre e intercede, cioè prega per noi. E poi nel versetto 3 leggiamo: tutte le cose vennero all'esistenza tramite Lui. Neppure una cosa venne all'esistenza senza di Lui. Quindi non esiste, dice, neppure una cosa creata che sia venuta all'esistenza senza di Lui, cioè senza di Cristo. Quindi è falso ciò che insegna la società Torre di Guardia, secondo cui Gesù sarebbe la prima creatura di Dio. Ma qui dice che neppure una cosa venne all'esistenza senza di Lui. Quindi non c'è stata una creatura, è impossibile che ci sia stata una creatura che sia venuta all'esistenza senza di Lui, cioè senza di Cristo. Ripeto, la stessa traduzione del Nuovo Mondo lo dice, neppure una cosa venne all'esistenza senza di Lui.
Quindi Gesù Cristo non è un angelo creato come sostiene falsamente la società Torre di Guardia. E per confermarvi questo vi faccio notare anche altri passi che troviamo nella lettera agli Ebrei, versetto 5, capitolo 1, versetto 5 di Ebrei: a quale angelo Dio ha mai detto tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato? Vedete? Questo passo esclude il fatto che Gesù sia un angelo. Gesù non è un angelo, perché dice la scrittura: a quale angelo Dio ha mai detto questo, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato? Attenzione che generato non significa che è stato creato, anche questo già l'ho spiegato. Poi, nel versetto 13, capitolo 1 di Ebrei: e riguardo a quale angelo hai mai detto siedi alla mia destra? E qui, vedete, si tratta di due persone. Anche qui, riguardo a quale angelo ha mai detto siedi alla mia destra finché non avrò fatto dei tuoi nemici uno sgabello per i tuoi piedi. Quindi si tratta di due persone, cioè il Padre e il Figlio. E poi c'è anche lo Spirito Santo, che è la terza persona. Vedete, poi nel capitolo 2, versetto 5, leggiamo ancora: non è agli angeli che egli ha sottoposto la futura terra abitata della quale parliamo. Quindi Gesù Cristo, noi sappiamo che regnerà per 1000 anni sulla terra, e qui dice la scrittura: non è agli angeli che Dio ha sottoposto la futura terra di cui noi parliamo. Quindi questo passo esclude anche, qui vediamo che Gesù Cristo non è un angelo, altrimenti avremmo letto: è a un angelo che Dio ha sottoposto la futura terra. Vedete? Avremmo letto così, avremmo letto: è ad un angelo che Dio ha sottoposto la futura terra. Ma qui leggiamo il contrario: non è agli angeli che egli ha sottoposto la futura terra. Quindi Gesù Cristo non è un angelo, non è un angelo creato da Dio. E poi più avanti ci dice che nel versetto 9, capitolo 2 di Ebrei, Gesù era stato fatto di poco inferiore agli angeli. Cioè qui sta parlando chiaramente per quel breve tempo che Gesù si è fatto uomo, perché la parola si è fatta carne. Giovanni 1,14 dice questo: la parola era con scusate, era con Dio, e la parola era Dio, e la parola si è fatta carne. Quindi per breve tempo Gesù, trovandosi esteriormente come uomo, dice la scrittura in Filippesi capitolo 2, era stato fatto di poco inferiore agli angeli. Ecco perché Gesù disse anche in un versetto del Vangelo di Giovanni, Gesù dice: il Padre è maggiore di me, per questo io devo andare al Padre, è necessario che io me ne vada al Padre, perché se io non vado al Padre non vi posso mandare lo Spirito Santo, perché il Padre è maggiore di me. Quindi vedete, c'è tutto un discorso logico, un filo conduttore logico del motivo perché Gesù dice in quell'occasione: il Padre è maggiore di me. Non sta dicendo Gesù che lui è inferiore al Padre, perché poi leggiamo in altri passi, sempre nel Vangelo di Giovanni, che Gesù chiamava Dio suo Padre facendosi uguale a Dio. Quindi Gesù Cristo non negava la sua uguaglianza col Padre, ma essendo uomo era necessario che Gesù doveva essere glorificato e andare in cielo presso il Padre, perché appunto era stato fatto per poco tempo inferiore agli angeli, e mentre Gesù si trovava per quel poco tempo inferiore agli angeli, Gesù poteva dire chiaramente che il Padre era maggiore di lui, ma solo per quel tempo che Gesù era uomo. Questo non intacca il fatto che Gesù Cristo sia comunque Dio onnipotente, perché poi Cristo è morto in croce dopo, è risorto in gloria, e ora si trova presso il Padre che prega per noi, intercede per noi. Quindi Gesù Cristo è vero Dio, Gesù Cristo è vero uomo. Queste sono, che io vi ho detto, sono delle verità inconfutabili,
che se voi leggete con tutta sincerità la Bibbia, voi troverete conferma appunto attraverso le scritture. Comunque in questo canale YouTube voi trovate molti video che attestano la divinità di Cristo, quindi specialmente ho creato anche una playlist dove trovate una serie di video dove io appunto con le scritture tratto in maniera dettagliata che confermo, difendo appunto che Gesù Cristo è Dio. Questa è una verità inconfutabile, cioè nessuno può confutare che la Bibbia attesta che Gesù Cristo è Dio onnipotente, uguale al Padre. Badate che non è il Padre, ma è uguale al Padre. Quindi vi è il Padre, vi è il Figlio e c'è anche lo Spirito Santo. Tre persone, ma un unico Dio. Ora, tornando a scusatemi, la prima lettera di Timoteo. Quindi Paolo dice che è apostolo di Cristo per comando di Dio, vedete la distinzione tra le due persone della Trinità, nostro Salvatore, e di Gesù Cristo, nostra speranza. Quindi Gesù Cristo qui viene detto che è la nostra speranza, sto leggendo dalla traduzione del Nuovo Mondo. Ora, girando pagina, vedete, dalla traduzione del Nuovo Mondo, girando solo una pagina, andiamo nel capitolo 4, versetto 10. Quindi ricordiamoci quello che si legge, questa è una lettera che l'Apostolo Paolo scrive a Timoteo nel capitolo 1, versetto 1, noi già leggiamo che Gesù Cristo è la nostra speranza. Notate ora cosa leggiamo nel versetto 10, capitolo 4 di primo Timoteo. Per questo infatti noi fatichiamo e ci sforziamo perché, notate bene, abbiamo riposto la nostra speranza. Ora, la traduzione del Nuovo Mondo, qui c'è un'altra astuta manipolazione, in un Dio vivente, che è salvatore di ogni tipo di persona, specialmente dei fedeli. Notate bene che qui dice la scrittura che abbiamo riposto la nostra speranza non in un Dio vivente, che come solito fare la traduzione del Nuovo Mondo deve sempre aggiungere delle cose che nel testo originale non ci stanno. Infatti, se io vi faccio vedere l'interlineare, questo tra l'altro è l'interlineare pubblicato dalla stessa società Torre di Guardia. Tra le altre cose, ve l'ho già fatto vedere altre volte questo interlineare. Un attimino, vi faccio vedere appunto che questo interlineare è pubblicato dalla società Torre di Guardia. Allora, questo è l'interlineare. Vedete, nel 1985 è stato pubblicato dalla stessa società Watchtower, vedete? Questo interlineare, se andiamo a pagina 918, troviamo la prima lettera di Timoteo, capitolo 4, versetto 10. Questo è il testo greco, e quindi il testo originale, e questo è il testo per come traduce la traduzione del Nuovo Mondo in inglese, che ho prima letto in italiano. Vedete la differenza tra il testo originale greco. Io non so leggere bene l'inglese, cioè la mia pronuncia non è perfetta, però un po' lo comprendo, ecco. Qui dice: abbiamo riposto la nostra speranza, vedete? La nostra speranza nel Dio vivente. Vedete? Nel Dio vivente, dice la scrittura. Ma la traduzione del Nuovo Mondo come traduce? On a living God, cioè in un Dio vivente. Traduce diversamente da come è il testo originale, vedete? Questa è la malafede della società Torre di Guardia. Perché qui la società Torre di Guardia traduce diversamente e aggiunge l'articolo un, cioè fa lo stesso giochetto di Giovanni capitolo 1 versetto 1, anche lì aggiunge l'articolo un, lì si sta parlando di Dio, la parola era Dio, la società Torre di Guardia invece traduce la parola era un Dio. Perché la società Torre di Guardia, tutte le volte che incontra qualche versetto che contrasta con la loro falsa dottrina, che Gesù, secondo i testimoni di Geova, non è Dio, allora loro introducono
diciamo, delle parole che non sono contenute nel testo originale e quindi cambiano il senso. In questo caso vediamo che si sta parlando del Dio vivente in cui noi abbiamo riposta la nostra speranza. E ritornando a Timoteo, allora, ecco qua Timoteo. Allora, rileggiamo dalla traduzione del Nuovo Mondo, così voi comprendete perché la traduzione del Nuovo Mondo ancora una volta ha manipolato. Perché abbiamo letto prima, vedete, questa è una lettera che Paolo scrive a Timoteo, dove nel primo versetto di questa lettera l'Apostolo Paolo attesta chiaramente che Cristo Gesù è la nostra speranza. Vedete? Cristo Gesù è la nostra speranza. Ora, girando pagina nel capitolo 4, versetto 10, Paolo riconferma questo e dice: abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente che è Salvatore, eccetera, eccetera. Quindi, il Dio vivente che è Salvatore, infatti tutte le Bibbie traducono il Dio vivente o nel Dio vivente, per specificare che vi è un solo Dio, in pratica. Ma qui la traduzione del Nuovo Mondo, probabilmente perché ha compreso che si sta parlando appunto di Gesù Cristo, perché nel contesto, vedete, questa è una lettera, ha un contesto, e il contesto dice che Gesù Cristo è la nostra speranza. Quindi, se Gesù Cristo è la nostra speranza, noi abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è Salvatore. Quindi qui sta confermando quest'altro versetto che Gesù Cristo è Dio, è il Dio vivente. Ecco perché la traduzione del Nuovo Mondo, non contenta di questo, cioè i traduttori, hanno preferito aggiungere questo in un Dio, però stranamente lasciano il Theos, cioè Dio, con la D grande, che di solito loro quando si parla di Cristo mettono Dio, la D la mettono minuscola, cioè abbassano, come se ci fosse un altro Dio minore. Quindi qui comprendete che la scrittura attesta ancora una volta che Gesù Cristo è Dio. Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, come traduce il testo greco originale, vedete? Upon God living, cioè nel Dio vivente, o nell'Iddio vivente. Traduzione del Nuovo Mondo aggiunge on a, aggiunge questo articolo un, ancora una volta. Come se ci fossero due, diciamo, diversi D, uno più grande e l'altro minore. Ma chiaramente questo è falso. Quindi vedete, la nostra speranza noi l'abbiamo riposta nel Dio vivente. Andate a confrontare qualsiasi altra Bibbia e vedete che nessuna Bibbia traduce qui come la traduzione del Nuovo Mondo, cioè nessuna Bibbia aggiunge questo articolo un. Non c'è una Bibbia che aggiunge l'articolo un, solo la traduzione del Nuovo Mondo inspiegabilmente aggiunge questo articolo un. Quindi Gesù Cristo è Dio e ci viene confermato da questo versetto. Ora concludo facendovi vedere Tito, ancora una volta, dove qui io già l'ho trattato questo in qualche altro video, ma ripassiamo in pratica questo, brevemente questo versetto, questo argomento. Ecco, Tito capitolo 2, versetto 13, notate cosa dice: mentre aspettiamo la felice speranza e la gloriosa manifestazione del grande Dio e del nostro Salvatore. Questo è come traduce la traduzione del Nuovo Mondo, naturalmente aggiunge del. Aggiunge ancora una volta questo del che nel testo originale non c'è. Infatti, tutte le altre Bibbie traducono, aspettiamo la felice speranza. Cristo Gesù è la nostra speranza, naturalmente, vedete? Timoteo lo dice qui, l'abbiamo letto prima. Quindi, vedete? Cristo Gesù, nostra speranza. Abbiamo riposto la nostra speranza in un Dio vivente, nel Dio vivente che è Gesù Cristo. E nella lettera di Tito
L'Apostolo Paolo conferma che noi aspettiamo la felice o beata speranza, che è Gesù Cristo, la nostra speranza, appunto, e la gloriosa manifestazione, notate bene, del grande Dio e nostro Salvatore Gesù Cristo, non del. Tant'è vero che subito dopo dice che ha dato se stesso per noi. Vedete? Quindi il contesto smentisce, per come traduce la traduzione del Nuovo Mondo, che aggiunge del. Quindi fa, diciamo, questa manipolazione la traduzione del Nuovo Mondo. Aspettiamo la beata speranza e la gloriosa manifestazione del grande Dio, non e del nostro Salvatore Gesù Cristo, ma aspettiamo questa speranza, appunto, della manifestazione del grande Dio e nostro, quindi grande Dio e nostro Salvatore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per noi, per liberarci, vedete, singolare, si sta parlando quindi qui di Gesù Cristo. Qui tutto il passo non menziona il Padre, qui si sta parlando semplicemente di Gesù Cristo, la nostra speranza, di cui si parla in 1 Timoteo capitolo 1, versetto 1. Cristo Gesù, nostra speranza. E noi aspettiamo appunto questa manifestazione della nostra speranza, che è Cristo Gesù, che, come dice qui la Scrittura, è il nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo, che ha dato, vedete, il contesto lo conferma, non si sta parlando qui di due persone, ma di una, che ha dato se stesso per noi, per liberarci da ogni tipo di illegalità e purificare per sé un popolo che gli appartenga, vedete, un popolo che gli appartenga, cioè i cristiani, non i testimoni di Geova, non i geovisti, che credono in un falso nome, ma i cristiani. Vi faccio vedere il testo greco, dalla stessa traduzione, cioè dalla stessa testo greco della stessa traduzione del Nuovo Mondo, cioè praticamente l'interlineare pubblicato dalla società Torre di Guardia. Questo interlineare pubblicato nel 1985, se andate nella lettera di Tito, capitolo 2, versetto 13, trovate a pagina 942. Notate com'è, questo è il testo originale. God, il nostro grande Dio, God and Savior of Christ Jesus, of us, of Christ Jesus. Cioè praticamente dice nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Mentre la società Torre di Guardia, notate come traduce nella traduzione, aggiunge l'articolo, ancora una volta aggiunge del. God of us te, Savior of Christ Jesus. Vedete, aggiunge, differentemente al testo originale, aggiunge questa, diciamo, preposizione del. Vedete? Questa è un'aggiunge. Però lo mette tra parentesi. Nella Bibbia inglese, almeno nella vecchia Bibbia inglese, cioè nella vecchia traduzione del Nuovo Mondo, perché quella di Simo diceva non la possiamo neanche chiamare Bibbia, è una falsa Bibbia, diciamo nella vecchia falsa Bibbia che usavano i testimoni di Geova in inglese. Però vedete, nell'interlineare questa preposizione articolata del è messa tra parentesi, è messa tra parentesi. Poi invece nella traduzione italiana invece questo del diventa parte integrante del testo, ma come vi ho già fatto vedere è totalmente assente. È totalmente assente, infatti nessuna Bibbia traduce come questa dei testimoni di Geova. A parte qualche Bibbia magari fa qualche errore, può capitare, no? Che su 1.000 Bibbie, su 1.000 traduzioni, magari ce ne sia uno o due che fanno un errore. Ma qui quello dei testimoni di Geova non è un errore, ma è qualcosa di voluto. Perché loro in ogni versetto, dove appunto quel versetto attesta la divinità di Cristo, loro lo cambiano, come abbiamo anche visto prima, 1 Timoteo capitolo 1, cioè capitolo 4, versetto 10, anche qui aggiungono questo articolo, un Dio. Abbiamo riposto la nostra speranza, cioè la nostra speranza è Gesù Cristo, in un Dio vivente. E qui vediamo quindi in Tito capitolo 2, versetto 13, che ancora una volta la traduzione ha fatto quest'altra manipolazione. Ma qui la scrittura si sta riferendo a Gesù Cristo e dice: mentre aspettiamo la nostra beata speranza, cioè Gesù Cristo, che è la nostra speranza, e la gloriosa manifestazione del grande Dio e nostro Salvatore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per noi.
Quindi parla di Gesù Cristo e lo attesta come Dio. Va bene, qui concludo. Dio vi possa benedire.